persone che era dedito a, anzi, specificamente da sempre. Perché questo è nato il presidente Paolo Puttarelli Andrè, dove la piazza era Faccia la Fioretta, ad una manifestazione sulle intense dei familiari che questa intercettazione seguì alla questa intercettazione, fu determinato dall'invenimento della sua casa Eurolo, si trovano questi quasi 2 kg di tipo hashish, si capì di defusto, all'esito delle quali intercettazioni il dottor Bagliani, stazione di Carabinieri Andri, il direttore di queste intercettazioni per la cronaca, si capì, per evitare equivoci o fraintendimenti eccetera, è stato il 23 ottobre, quindi è chiaro che invece, credo di poter dire che si sarebbe potuto anche fare a meno delle molte volte abbiamo bisogno che si parli. Si è capito da tempo, voglio dire. Ci sta sempre qualcuno che si abbandona. Per capire un attimo la rete, insomma, si parla chiaramente senza possibilità di del quantum dovuto, se era una cosa che... Con riferimento a somme di denaro faceva mi sono ricordato che usavano proprio questo. Ti ricorda qualche altra terminologia, perché intanto sono fantasiosi. Perché già in passato Loggio Giovanni aveva diciamo lui quindi dal dettaglio, nel senso di singole produce. L'esattore delle tasse. Signor Maggiore, ancora una volta con un intervento che riguarda la droga, che è un fenomeno purtroppo tra i più radicati in questo territorio del Lago Nocerino. Purtroppo sì, un fenomeno che è difficile da eradicare, ma il nostro impegno quotidiano lo mettiamo, e oggi siamo riusciti a rendere inoffensivo un gruppo basato su legami familiari abbastanza attivo, che riusciva a importare con delle basi logistiche che si era creato nel tempo nella Riviera dei Fiori, riusciva ad approvvigionare ed importare nel territorio di Angri e dei comuni limitrofi discrete quantità di stupefacente. In questo caso l'intera famiglia dedita a questa attività di spaccio? È più o meno una conduzione quasi effettivamente familiare, quasi da impresa familiare, con il padre, la madre, 2 figli, la sorella del padre, la nipote, insomma. E riuscivano a impiegare buona parte del loro tempo a gestire questo traffico, insomma, che alimentava la diffusione dell'hashish nell'agro Cerino Sarnese. Questo? Giusto, è vero, Anche l'altra volta in borghese, quando è in borghese non mazzata più. L'altra volta l'ho visto circondato, me lo sono visto a Lula, ho detto come lo mandano a Lula. Grazie. Il capitano, ancora una volta a questo fenomeno della droga, l'attenzione delle investigazioni dell'arma con questa intera famiglia che sull'asse Angri Sanremo aveva messo su un bel mercato. Beh, diciamo un fiorente mercato, anche perché la famiglia di Eulogio Giovanni riusciva ad approvvigionarsi di volta in volta di diciamo, consistenti quantitativi di droga che andavano anche dai 2 ai 4 kg per volta, che poi una volta approvvigionata veniva poi smerciata sulla piazza inglese tramite una rete diciamo, di fidati spacciatori che poi provvedevano alla vendita al dettaglio dello stupefacente. Interessante questo asse con Sanremo che si è creato sia tra gli investigatori che tra gli investigati.
Sì, certamente, anche perché insomma, anche nell'ambito delle ultime operazioni che abbiamo condotto nel contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, diciamo, forse era la prima volta che c'è un approvvigionamento che viene direttamente da Sanremo, perché diciamo, generalmente diciamo, l'agro-nocerino viene rifornito dalla provincia napoletana, invece in questo primo caso diciamo, proprio lo stupefacente veniva direttamente portato da Sanremo. Questo anche perché lo stesso Eulogio, che poi è il principale protagonista della vicenda, aveva in parte diciamo, già vissuto negli anni trascorsi nel comune di Sanremo, quindi aveva anche contatti diciamo, con la criminalità locale. Benissimo. Ah, io mi sono dimenticato di una cosa. Si deve vedere ancora la borsa. Sì, devo liberarsi. Come vedete, perché l'ascis era più buono.